Allora, saluto tutti i lettori di Rock Rebel Magazine, sono qui con Masha e Elio. Elio degli Exilia, che molti di voi conosceranno. Come state? Tutto bene? Benissimo, Siamo, benissimo. ci troviamo qui per parlare della vostra imminente uscita di un album che Esatto. propone tutti i pezzi, i vostri più brani più famosi in versione acustica. Esatto. Beh, l'idea è nata perché noi abbiamo iniziato a fare dei concerti in unplugged, un po' perché c'era un po' questo trend in America di molte band che stavano facendo in realtà unplugged. È una cosa che a noi è venuta congeniale perché i nostri brani in realtà molti sono nati Sono chitarra nate acustiche, acustica sì, e voce. Io e assolutamente. lui magari sai in quelle notti, tipo le 2 o le 3 del mattino, parte una roba, vai e scrivi. E quindi era molto naturale per noi portare anche questa versione. Fatti questi concerti e visto il risultato che la gente era completamente presa da questa cosa, noi non ce l'aspettavamo perché siamo una band che ha un'attitudine molto rock metal, per cui Molto era difficile, forte. esatto, sedersi, sai, su uno sgabellino, questa chitarra. E quindi in realtà, notato questo grosso interesse del nostro pubblico a questo tipo di versione e il fatto che al merchandising ci fosse continuamente qualcuno che chiedeva: ma non hanno fatto una Se non versione avete della... un non avete il CD, CD di questo e di quello? Prima che esca il nostro nuovo lavoro, che sarà penso 2010-2011, l'album reale, Reale con tutti i brani con tutti i inediti. brani nuovi, eccetera, eccetera, abbiamo pensato nel mezzo di fare una limited edition per quelli che ci hanno seguito fino adesso, che quindi hanno apprezzato poi l'Unplugged e queste versioni, quindi è un'edizione limitata, ci sono dentro appunto i brani più famosi da Stop Playing God, Coincidence, Starseed e anche altri brani, insomma, Fly High, Butterfly del secondo, e fare questa versione, siccome avevamo già un brano nuovo dell'album che uscirà a fine 2010, abbiamo pensato di inserirlo dentro come chicca da dare ovviamente a... No Tears For E You, che è No Tears For giusto? You, È che è il brano il primo inedito. brano inedito che sarà poi anche nell'album che esce a fine 2010, ma che siccome avevamo già pronto, allora abbiamo pensato già di inserirlo in questa limited edition che precede il È una nuovo sorta lavoro. di regalo Sì. ai fans, Sì. diciamo, ai più quelli che vi seguono ormai Esattamente. da anni. Gli Exilia, per chi magari vedrà questa intervista, non, sono pochi quelli che non vi conoscono, ma per chi non vi conosce, gli Exilia come nascono? Ma nascono, vabbè, dal nostro ovviamente incontro in un negozio di strumenti musicali, peraltro. È nato molto naturalmente perché prima di tutto io e lui ci troviamo bene come persone e quindi questa amicizia ha portato a scrivere musica senza attriti. E quindi per me è importante perché scrivere con qualcuno che non ti Devi piace, avere feeling. devi avere feeling. Esatto, quindi nasce in maniera molto naturale. Lui se suona la chitarra mi viene da cantare, punto. Quindi spiegare questa cosa è difficile perché sono fenomeni che uno dice se suonasse un altro probabilmente non canterei così, non mi verrebbe quella canzone lì, capisci? Difficile che una cosa piaccia a me, non piaccia a lei o viceversa. Di Sì, solito abbiamo la esatto. Siamo stessa, abbastanza affini in questo simile senso. come gusti musicali. Voi siete appena rientrati da una bellissima esperienza dagli Stati Uniti. Oh yeah. Ho letto che avete partecipato a questo festival in Austin, Austin, in Texas. Texas, dove penso sia il più grande, 2000 Sì. band, e voi eravate lì. Come hanno fatto gli Exilia ad arrivare a questo festival così importante? Ma c'erano stati dei contatti con agenzie di là, no? E quindi noi abbiamo sempre cercato di aprirci un minimo, un po' di spiraglio in America, perché comunque pensiamo che quel mercato possa appartenere anche a noi, cioè possiamo relazionarci bene con quel mercato. È difficile, no? Perché loro hanno tante, tante band, è un mercato comunque vasto dove devi avere conoscenze, insomma, ci vuole un supporto di un certo tipo. Però, insomma, chi la dura la vince. Noi abbiamo sempre ottenuto risultati in maniera onesta, cioè facendoci sempre un grande, Ma posso possiamo dirlo, un dirlo? grande culo. Culo, possiamo Così. dirlo? Esatto. No, si può Si può dire, si può dire, si può dire. A dire. Rock Rebel Magazine si può Può dire tutte le dire. cose proprio Si può dire che noi schiere. abbiamo dormito in Vabbè. terra, capito, Esatto. all'inizio. Quindi ci Sì, sono persone che si sì. fanno un Un culo culo per... tanto senza svendere la Esatto. loro La loro musica musica. e vanno Assolutamente. avanti sempre. Esatto. E quindi sai, questa cosa è arrivata dopo tanto tempo, dopo tanti contatti, dopo tanti mail mandati, dopo tante parole dette, alcune cose non sono andate bene, chi ci aveva promesso delle cose poi non l'ha fatto, sai, la solita Questo è il trafila, solito no? pro, La solita sì. trafila, però alla fine va bene così, nel senso che preferisco un piccolo risultato che però è stato ottenuto dallo sforzo vero, serio,
che ci fa sentire orgogliosi, no? È un di grande, quello che siamo, certo. Piuttosto che, capito, magari avere tanto, però non te lo sei guadagnato tu, oppure ti sei dovuto svendere, capito, che è la peggior cosa forse, e non sentirti più te stesso, capito? E parlando dell'esperienza proprio on stage, quando avete suonato, che impatto c'è stato? Ma guarda, trovarsi... tesoro mio, ti dirò, io non volevo più tornare a casa. Non posso immaginare. Anzi, abbiamo già cercato le case. Sì, questo è venuto a casa, sì, col, sì, giornale delle, cioè, case. Cioè, tipo Tecnocasa, capito? Però voglio, okay, andare a casa. Lui ha cercato le case. Io ho detto, torno a casa a prendere il cane, perché l'avevo lasciato a casa, perché non volevo farlo strapazzare troppo. E è stato talmente bello perché la gente, ovviamente, poi abbiamo avuto la buona idea, noi facevamo già un solo brano di un'altra band come tributo, che era Pantera, no? Oh, okay. E Cowboys from Hell, e quindi siamo andati là, una sera abbiamo detto, dai, io si fa Cowboys from Hell, siamo in Texas, siamo nella loro casa, a casa loro, siamo a casa loro, e tu immagina. C'è stato il delirio. Quindi ottima, diciamo che il pubblico ha apprezzato, guarda, molto bene la vostra performance. Sì, sono andati proprio in delirio, ma devo dire dal primo brano, c'era una cosa che si è avvertita subito. Poi è chiaro, fai Pantera, che comunque loro conoscono, nella loro zona, e quindi sono andati ancora di più, però insomma è stato un feedback positivo, molto positivo. Molto positivo. Chiaro che probabilmente è un paese che sente la musica in maniera diversa, questo è chiaro. E beh, sì, lì c'è la vera cultura, sì, musicale. Brava, l'hai qui detto tu. Sappiamo. Ma se, secondo me, come dico spesso, è l'unico paese che sta portando avanti ancora la bandiera della musica, l'America. Sì. Assolutamente. Questo non sì, c'è. Sicuramente. Qui è un po' un problema, e parliamo anche per quanto riguarda il discorso live in Italia. Quanti problemi avete a suonare qui? Beh, ma ce ne siamo fatti anche una ragione, obiettivamente. Poi, infatti, noi cerchiamo sempre di andare, più, come in questo caso, nel mercato americano, che secondo noi è più vicino alle nostre scelte musicali. Voi siete anche molto forse verso la Germania. Sì, no? Sì, noi siamo nati chiaramente in Germania, ovviamente. Ma come si fa? Però si fa che si suona, sicuramente non si suona tantissimo in Italia. Noi abbiamo fatto una scelta politica proprio nostra interna, che è facciamo quei 10 club buoni, dove chi viene a vederci e comunque fa lo sforzo di magari muoversi e pagare dei soldi, eccetera, eccetera, e possa sempre vedere la band al massimo della performance, quindi dove gli impianti sono buoni, dove noi possiamo suonare bene perché il palco è giusto, misure e tutto, che ci permetta, sì, noi di dare lo show che uno dei nostri fan italiani secondo me si merita, e di evitare tutti quei posticci dove non... Sì, meglio la qualità che la quantità. Benissimo, questa è la politica nostra, quindi il localino piccolo, chi non ha la spia, chi ha una sola cassa dell'impianto e l'altra non va, gli diciamo di no. Sì, perché qui non è una questione di soldi. Esatto, capito, sì, cioè, perché sì, in Italia sì, noi capisci. Farebbe piacere comunque suonare anche di più, perché il nostro paese, io comunque sono lo stesso fiera di arrivare da un paese che comunque ha sempre visto dei grandi geni e delle grandi persone di grande grinta, secondo me, no? Questo per me significa essere italiana, cioè avere la forza, la grinta, non sei una che molla, e quindi io sono fiera di questo. Chiaro che il sistema che c'è intorno a noi musicale non è dei migliori, c'è un po' di tanta gente che secondo me dovrebbe proprio andare a casa, però viviamo in questo mondo, questo è. La scelta è quella comunque di fare 10 club piuttosto meno date, però chi ci viene, certo, a vedere ci vede bene. Tornando sempre a questo album che si intitola Naked. Farete il video per la canzone inedita, pensi? Sì, il video è già stato registrato, l'abbiamo fatto in US.